A Pavia in via Riviera inaugura oggi la sede nuova dell'associazione CompiViter, una sede ma anche un museo che racconta un ponte bellissimo fra passato, presente e futuro. Buongiorno, sono Laura Brandolini, associazione CompiViter. Oggi vi diamo il benvenuto nella nostra nuova sede che stiamo inaugurando grazie alla collaborazione di tutti i soci, noi siamo all'incirca un centinaio di soci, e anche delle aziende come Coherency e B-Sharp che ci hanno aiutato a costruire tutto questo. CompiViter è un'esperienza non soltanto visiva, qui potete fare veramente un tuffo nella storia che dall'inizio della storia del calcolo del Novecento ci porta fino alle attuali conquiste tecnologiche. Noi ci basiamo su tre pilastri fondamentali: il passato, perché dobbiamo sempre ricordarci che siamo sulle spalle dei giganti; il presente, perché qua noi realizziamo formazione a 360 gradi, a partire dai bambini, da noi arrivano a 5 anni per gli eventi Coder Dojo, dove possono imparare gratuitamente a programmare robot, videogiochi, app per i cellulari, a disegnare in 2D e in 3D per la stampa col taglio laser e per la stampa 3D. Ma formazione, dicevamo, a 360 gradi, quindi per gli ordini professionali, per i nostri soci che ogni anno possono scegliere che cosa imparare, su che cosa approfondire, da qualsiasi tipo di linguaggio di programmazione fino ad arrivare alle criptovalute, passando per le soft skill. Ma poi guardiamo al futuro, perché qua potrete notare tutti i laboratori di innovazione che sono a disposizione dei nostri soci, e quindi progettare veramente come degli artigiani digitali qual è l'innovazione che può davvero aiutare l'uomo nel futuro con gli strumenti che oggi abbiamo a disposizione. Ci piace guardare dentro le cose, vedere come sono fatte, capire quali sono i valori che hanno portato alla realizzazione dei pezzi che hanno fatto la storia e quali sono le cose che possiamo implementare oggi noi, metterle al servizio della comunità. Grazie. Se vorrete venirci a conoscere e sperimentare di prima mano che cosa vuol dire essere immersi in una realtà innovativa che vede nella formazione, soprattutto delle giovani generazioni, una risorsa importante da portare avanti per permetterci di stare tutti in un mondo migliore. Gli spazi di CompiViter ci permettono di immergerci in un viaggio nella storia e di vederlo scorrere davanti ai nostri occhi grazie a tutti i pezzi che potete vedere esposti. Ma il nostro viaggio nella storia ci porta verso il futuro, e così vicino a macchine da scrivere che ci ricordano un passato più romantico, possiamo vedere delle telescriventi e pezzi che via via ci portano verso i nostri giorni, fino ad arrivare per esempio a un robot che ci può spiegare le varie zone del museo, e ai laboratori che ci permettono per esempio di realizzare con il taglio laser qualunque pezzo possiamo immaginare di costruire. E questa è una potenza veramente importante se pensiamo ai nostri ragazzi, alle giovani generazioni, che hanno una creatività meravigliosa e che qua possono mettere veramente nel reale. Noi abbiamo una grande sinergia con l'università e con i ragazzi che qua studiano. Qua possono veramente trovare gli strumenti per trasformare in qualcosa di reale tutte le idee, i progetti e le innovazioni che hanno in mente. Pavia è la città dei saperi, e qua il sapere può trasformarsi e diventare realtà. Lo avete visto nella macchina che c'è qui fuori, che anziché un motore a combustione interna ha un bellissimo motore elettrico, per cui riusciamo a sposare il passato nella sua bellezza delle linee con la pulizia e l'utilizzo delle tecnologie che ci permettono di vivere tutti al meglio. Questo si espande poi nella possibilità da parte dei ragazzi, per esempio ragazzi che desiderano di fare il tirocinio, nel venire presso i nostri ambienti e utilizzare macchinari che sono particolarmente innovativi e se vogliamo anche costosi, quindi non a disposizione in ogni casa, per realizzare quei progetti che hanno in testa. Questa è una grande potenza, mettere a disposizione dei giovani, di chi sta guardando al futuro, degli strumenti che permettono di manipolare questo futuro in una maniera migliore per tutti.
In questo museo ripercorriamo un viaggio compreso quello tra i supporti di memoria, oggi pennette piccolissime che si tengono in tasca, che possono contenere milioni di file, ma si è partiti da qualcosa di molto più ingombrante e qui si rivive proprio tutta la storia. Assolutamente, noi qui partiamo veramente dall'inizio, quando il supporto di memoria non era neanche magnetico. Vi faccio un esempio. Questa è una famosa cartolina, proprio di carta, tipo IBM 80 colonne. Quindi immaginate che le informazioni venivano registrate andando a fare dei buchi, e questa volta dove c'è il buco vuol dire che c'è il numero 1. Quindi una scheda totalmente piena senza buchi sarebbe una scheda solo di 0. Nel momento in cui abbiamo bisogno di registrare un'informazione andiamo a forarla e quindi viene poi letta attraverso un dispositivo. L'evoluzione poi porta sempre sullo stesso formato una cartolina, questa volta magnetica, che vedete lì a sinistra, della Olivetti Programma 101. Poi si passa finalmente ad avere un supporto magnetico totale per la gestione dell'informazione e sicuramente arrivano i primi floppy. Nel 1980 il principale supporto per la registrazione delle informazioni è la musicassetta, sì, proprio le stesse cassette che si utilizzavano per registrare la musica, perché i computer nella maggior parte dei casi venivano connessi al televisore. È quel momento magico, il mondo del home computer. Eccole qua. Ma l'uomo nel tempo si è inventato un numero enorme di supporti di memoria e quindi, ad esempio, lo zip della Iomega è stato utilizzatissimo magari per registrare la tesi, per registrare una buona quantità di dati rispetto al singolo floppy disk. Oggi è molto difficile riuscire a recuperare i dati che sono memorizzati in supporti di questo tipo, a meno di non rivolgersi a un'associazione come la nostra, che ha fatto proprio della conservazione dell'informazione digitale una delle sue ragioni di esistenza. E quindi se avete dei supporti strani, volete recuperare delle fotografie di persone che magari non ci sono più, dei testi significativi e importanti per voi, venite in associazione e noi cerchiamo, non sempre ci riusciamo, ma ci proviamo, di riuscire a recuperare i dati che sennò altrimenti andrebbero perduti per sempre. E c'è anche un grande spazio ai videogiochi, per vedere come eravamo quando si cominciava a giocare. Assolutamente sì, questa è la sezione che dedichiamo ai più giovani, dove genitori e figli si possono sfidare con i capolavori di un tempo. Abbiamo qua ad esempio la prima versione di Mario Bros, che gira ovviamente sulla console originale dell'epoca. All'interno di questa sede potete ammirare e provare una serie di console che sono disposte proprio seguendo un ordine fortemente evolutivo, ma ce ne sono anche molte altre che a rotazione prenderanno il posto di queste per permettervi così di riapprezzare, di riscoprire quelle che sono le radici di PlayStation, di Xbox e di Nintendo. Presidente, il concetto del videogioco, grazie alla moderna tecnologia, si è proprio articolato e quasi i videogiochi sono diventati film, ma il successo di questi giochi è intramontabile. Assolutamente, la loro giocabilità, anche l'immediatezza che può avere un capolavoro del passato, rivaleggia spesso e volentieri come divertimento e come sensazioni che ci fa riprovare ai capolavori di oggi. Ma la nostra associazione permette ai più giovani di sperimentare, di diventare protagonisti, e quindi attraverso corsi e attività possono a loro volta ricostruire un videogioco del passato utilizzando i computer moderni, e questo permette a loro di capire anche molto meglio come funzionano le dinamiche che fanno un po' la differenza tra un semplice utente e un giovane protagonista. Perché un museo di retrocomputing? Dopo 2 anni di pandemia, siamo felici di poter finalmente aprire le nostre porte alla cittadinanza per far conoscere la ricchezza racchiusa nei 3 pilastri di CompiViter.